La finestra. Fece la conoscenza della signora Jadelle a Parigi, durante lo scorso inverno. Mi piacque subito, tremendamente. Voi d'altra parte la conoscete bene quanto me? No, scusatemi. Quasi quanto me. Insomma, sapete quanto è capricciosa e nello stesso tempo poetica. È una donna libera, sensibile, volitiva, emancipata. Ardita, decisa, temeraria, superiore ai pregiudizi di qualsiasi tipo, eppure sentimentale, delicata, permalosa, tenera e pudica. Era vedova, e io per pigrizia vado matto per le vedove. In quel momento avevo intenzione di prender moglie. Ecco perché le feci la corte. Più la conoscevo e più mi piaceva. Credetti che fosse arrivato il momento di fare la mia richiesta. Ero innamorato di lei, ed ero sul punto di innamorarmene in modo eccessivo. Quando uno si sposa, non deve voler troppo bene alla moglie, perché corre il rischio di fare delle sciocchezze, di perdere la testa, di diventare un imbecille e nello stesso tempo un uomo grossolano. È necessario rimanere padroni di sé. Se uno non capisce più niente sin dalla prima notte, corre il rischio nel giro di un anno di ritrovarsi due protuberanze sulla fronte. E così un giorno mi presentai da lei, stringendo un paio di guanti chiari, e le dissi: Signora, ho il privilegio di amarvi, e vengo a chiedervi se, facendo del mio meglio, potrò avere un giorno la speranza di piacervi e di darvi il mio nome. Mi rispose: Come correte. Non so se un giorno o l'altro finirete col piacermi, ma sono ben disposta a fare una prova. Come uomo non siete dei peggiori, ma devo conoscere come siete fatto dentro, nella coscienza, nel carattere e nelle abitudini. La maggior parte dei matrimoni diventano tempestosi o falliscono, perché non ci si conosce abbastanza quando ci si sposa. Basta un niente, una mania inveterata, un'opinione irremovibile su un qualsiasi problema morale, religioso o di quel che vi pare. Basta un gesto spiacevole, un tic, un difettuccio o anche una qualità non gradita, per mutare due teneri fidanzati innamoratissimi, innemici inconciliabili, accaniti e incatenati l'uno all'altro, sino alla morte. E perciò, caro signore, io non mi sposerò mai, senza conoscere a fondo, sin negli angoli più segreti dell'anima, l'uomo con cui dovrò dividere la mia vita. Voglio poterlo studiare a mio agio e da vicino, per mesi e mesi. E allora ecco la mia proposta. Venite a trascorrere l'estate nella mia proprietà di Louisville, dove potremmo vedere in tutta tranquillità se siamo fatti per vivere insieme. Vedo che ridete, vi è venuta qualche idea maliziosa, ma se non fossi più che sicura di me stessa, non vi avrei fatto una proposta simile. Per l'amore come è concepito da voi uomini, provo un tale disprezzo e un tale disgusto che è impossibile un cedimento da parte mia. Accettate, le baciai la mano. Quando partiamo? il 10 maggio, va bene? Benissimo. Un mese dopo ero a casa sua. Era davvero una donna molto strana. Dalla mattina alla sera non faceva che studiarmi. Andava matta per i cavalli e perciò passavamo ore e ore ogni giorno a fare passeggiate nei boschi parlando di mille argomenti, dato che lei cercava di capire a fondo i miei pensieri più segreti, allo stesso modo con cui tentava di analizzare ogni mio minimo gesto. Quanto a me, mi stavo innamorando alla follia, e non mi importava niente dell'accordo o meno dei nostri caratteri. Mi accorsi molto presto che ero sorvegliato persino nel sonno. Qualcuno dormiva in una cameretta vicino alla mia e vi entrava a notte fonda con infinite precauzioni. Quel continuo spionaggio mi fece perdere la pazienza. Voglio affrettare la conclusione, e una sera diventai audace. Lei mi accolse in modo tale da farmi andar via la voglia di provarsi un'altra volta ma fui preso dal violento desiderio di farle pagare in una maniera qualsiasi il regime poliziesco a cui mi aveva assoggettato trovai il modo per farlo conoscete la sua cameriera personale Cesarin una bella ragazza di Granville patria di bellezze bionda quanto è bruna la sua padrona un pomeriggio la fece venire in camera mia le misi in mano cento franchi e le dissi «Cara la mia ragazza, non ho intenzione di domandarti niente di riprovevole, ma voglio fare alla tua padrona quel che lei sta facendo a me». La camerierina sorrideva, sorniona, e allora continuai. «So d'essere sorvegliato giorno e notte, quando mangio, quando bevo, quando mi vesto, quando mi faccio la barba, quando mi infilo le calze». La ragazzina esclamò "Diamene signore!» Poi tacque, io continuai tu uh, dormi nella camera qui vicino per sentire se io russo o se parlo nel sonno non negarlo lei scoppiò a ridere e disse diamine signore e di nuovo stette zitta insistetti cerca di capire ragazza mia non è giusto sapere tutto di me mentre io non so niente di lei di quella che sta per diventare mia moglie le voglio bene con tutto il mio cuore al volto l'anima la mente che desideravo nei sogni da questo punto di vista sono l'uomo più fortunato della terra. Ma c'è qualche cosa che vorrei conoscere. Cesarin decise che poteva infilarsi in tasca il biglietto da cento franchi. E così compresi che il nostro contratto era concluso. Stammi a sentire, ragazza. Noi altri uomini teniamo molto a certi... a certi particolari fisici che non impediscono a una donna di essere affascinante ma possono mudarne il valore ai nostri occhi. «Io non ti domando di dire qualche cosa di male sulla tua padrona, né di confessarmi i suoi difetti segreti, se ne ha. Voglio solamente che tu mi dia una risposta a quattro o cinque domande che ti farò. Tu conosci la signora De Desciadel come te stessa, visto che la vesti e la spogli tutti i giorni. E allora dimmi, è eh, baffutella come sembra?» La camerierina non rispose. «Continuai?» «Sì, insomma, ragazza mia.» Tu sai che ci sono signore che si mettono lovatta? Hai capito? Lovatta e. È... insomma, lovatta. Dove si allattano i pupi? E anche lovatta là ah, dove ci si siede. E allora, dimmi, lei se la mette lovatta? Cesarina, aveva abbassato gli occhi, disse timidamente: Continuate con le domande, signore. Risponderò a tutte in una volta sola. Dunque, ragazza mia, ci sono anche donne che hanno i ginocchi in dentro che ad ogni passo si strusciano. Altre coi ginocchi troppo distanti, di modo che le loro gambe sembrano archi di un ponte. In mezzo a loro si vede il paesaggio. È bello in tutte le maniere. Dimmi, come sono le gambe della tua signora? La camerierina non rispose. Continuai. Ce ne sono col seno grosso, ma cascante. Altre hanno braccia grosse e un corpo magro. Altre sono sode davanti, ma non han di dietro. Oppure sode dietro. E non davanti. Tutto molto divertente, ma. Com'è fatta la tua padrona? Dimmelo sinceramente. E ti darò altro denaro. Cesarina mi guardò in fondo agli occhi e rispose con una franca risata: A parte che è bruna, per il resto la signora è fatta come me. E scappò via. Mi aveva preso in giro. Mi sentii ridicolo e decisi di vendicarmi, almeno su quella cameriera impertinente. Un'ora dopo entrai con circospezione nella cameretta da cui lei mi sentiva dormire e allentai il chiavistello della porta che comunicava con la mia stanza. Verso mezzanotte lei arrivò al suo osservatorio. Subito la seguii. Appena mi vide tentò di gridare, ma io le chiusi la bocca con la mano e mi convinsi, senza troppi sforzi, che se non aveva mentito, anche la signora de Chadel doveva essere fatta molto bene. Feci questa constatazione molto volentieri, tanto più che spingendo più a fondo l'esame, mi accorsi che questo non dispiaceva affatto a Cesarin era un esempio incantevole della razza della bassa Normandia, forte e fine allo stesso tempo. Forse non praticava alcune raffinatezze igieniche che Enrico IV avrebbe disprezzato, ma io gliele insegnai, e siccome amo molto i profumi, le regalai quella stessa notte un flacone di lavanda ambrata. In breve tempo diventammo più intimi di quanto potessi immaginare. Quasi amici. Era un'amante deliziosa, spiritosa di natura e furbissima. A Parigi sarebbe stata una mantenuta di alto bordo. Le dolcezze che lei mi fece aspettare mi consentirono di aspettare senza perder la pazienza la fine dell'esame della signora de Jadel. Diventai del tutto docile, arrendevole, compiacente. Quanto alla mia fidanzata penso che mi trovasse adorabile ed alcuni particolari, compresi che ero sul punto di essere accettato. Ero l'uomo più felice del mondo, nella calma attesa dell'amplesso legale con la donna che amavo, tra le braccia di un'altra bella, bella giovane donna che mi piaceva fisicamente. A questo punto signora dovreste voltare il capo. Sono arrivato al momento più delicato. Una sera, mentre tornavo dalla nostra passeggiata a cavallo, la signora Degadet. Si lamentò adirata del fatto che i suoi palafrenieri non avevano avuto per l'animale che stava cavalcando alcune cure che lei esigeva. Ripeté più di una volta: Che stiano attenti, attenti! So come sorvegliarli! Trascorsi nel mio letto una notte placida. Mi svegliai presto, pieno di slancio e di ardore. Mi vestii. Avevo preso l'abitudine di andare ogni mattina a fumare una sigaretta in una delle torrette del castello. A cui si accedeva per una scala a chiocciola, illuminata da un finestrone all'altezza del primo piano. Camminavo senza far rumore, indossando pantofole di marocchino dalle suole di feltro. Stavo per salire gli ultimi gradini, quando vidi Cesarina che s'era affacciata a quella finestra e guardava fuori. Non la vidi nell'interezza della figura, ma soltanto nella sua seconda metà, quella che mi piaceva tanto. Forse della signora De Deciadella avrei preferito la prima. Era veramente attraente, così rotondetta, appena coperta da una sottanina bianca, la metà che mi si offriva. Mi avvicinai tanto piano che ella non udì nulla. Mi inginocchiai, con infinita cautela, presi gli orli della leggera sottana e li sollevai. Li conobbi subito, piena, fresca, dolce e paffutella, la faccia segreta della mia amante, e vi chiedo scusa, signora». Impressi un bacio affettuoso. Il bacio dell'amante che tutto può usare. Rimasi di stucco. Emanava un profumo di verbena, ma non ebbi il tempo di pensarci. Ricevetti un colpo, o meglio uno spintone sulla faccia, tanto deciso che per poco non mi spaccava il naso e sentii un urlo che mi fece rizzare i capelli. La persona s'era voltata. Era la signora De si aggrappava all'aria come se fosse sul punto di venir meno, ansimò per qualche attimo, fece il gesto di strozzarmi e fuggì. Dieci minuti dopo, Cesarin, sbigottita, mi portò una lettera. «Lessi, la signora de Desjardins spera che il signor De Brivet vorrà liberarla immediatamente della sua presenza». Partii. Non mi sono ancora consolato. Ho usato ogni mezzo, ho tentato ogni tipo di spiegazione per ottenere il perdono del mio errore. È stato tutto inutile. Da quella volta mi è rimasto nel cuore un profumo di verbena che mi dà una voglia pazza di annusare ancora quella fragranza.